Amici di SOS Danza, ci siamo arrivati alla prima puntata di The Last Dance, il documentario che racconta la vita di Mirko Gozzoli raccontata proprio dalle sue parole. Un progetto molto oneroso in termini di tempo e economico che noi di SOS Danza abbiamo deciso di regalare ai ballerini di tutta Italia e di tutto il mondo. E vi dirò di più, questo non sarà l'unico progetto, un progetto a sé stante, ma sarà seguito da tantissimi altri progetti che vedrete nel corso del tempo qui sul nostro canale, a cui appunto invito a iscrivervi, attivare la campanellina e seguirci anche sui social, Instagram e Facebook, sulla pagina SOS Danza e sul gruppo SOS Danza Crew. Il fil rouge, il filo rosso che legherà questi progetti spettacolari è la riconoscenza. La riconoscenza verso i miei e i nostri maestri che ci hanno accompagnato in tutta la nostra carriera. Durante la nostra carriera siamo entrati in contatto con decine e decine di maestri, ma sono pochissimi quelli che ti rimangono nel cuore. Come spiegarvelo? Quelli che vi lasciano qualcosa, quelli che vi lasciano un ricordo indelebile che ve lo portate dietro e vi ricorderete sempre anche dopo 30 anni. Ecco, proprio questi maestri entreranno a far parte di questo progetto spettacolare. E ovviamente come non iniziare meglio il progetto se non con The Last Dance, la storia di Mirko Gozzoli. Un'intervista a modo nostro, senza peli sulla lingua, dove Mirko racconta da quando è nato fino al termine della sua carriera e alla sua vita privata. Ho incrociato il mio cammino con Mirko, poco più che diciottenne, e ha rivoluzionato veramente il modo in cui io vedevo il ballo. E la cosa più bella che mi ha trasmesso è veramente la curiosità e la passione nello scoprire ogni piccolo movimento e ogni piccola azione che c'è dietro al ballo e alle figure di ballo. Una meticolosità maniacale nella ricerca del giusto movimento e un modo veramente spettacolare di pensare e vivere il ballo. Adesso bando alle ciance, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanellina e per poter vedere The Last Dance potete fare tranquillamente un bonifico di 1000 euro sul nostro. Ah no, già, no, è gratuito, noi è gratuito. Paura, paura. Voi pensate che noi facciamo pagare il documentario? Come abbiamo detto nell'annuncio di The Last Dance, questo documentario sarà totalmente gratuito. Nonostante sia stato un progetto veramente dispendioso e durato più di un anno e mezzo come produzione, noi abbiamo deciso di regalarlo a tutti i ballerini, ai ballerini di tutta Italia e di tutto il mondo. In cambio vi chiediamo soltanto l'iscrizione al nostro canale e la campanellina da attivare. 10 secondi e avete fatto tutto. Adesso cala il sipario e inizia The Last Dance, godetevelo tutto.
aveva una posizione naturale e il modo di ballare già fin da bimbetto, che io credo che non rivedrò più un ragazzo ballare come lui. Per Mirko è un grande, uno dei più grandi, tanto per cominciare. Come un calciatore ha visto Maradona, ma non sto esagerando proprio niente, perché lui è paragonato, secondo me, come nel ballo, come nel calcio Maradona, e nel ballo lui ha dato una svolta a tutti, subito un talento mega galattico. È una persona straordinaria, che ha sempre creduto in quello che desiderava fare, che non ha mai guardato, diciamo, solo le votazioni. È un pazzo, è un testardo, è estroso, è una persona sulla quale però puoi contare. Una persona fisicamente capace a fare tutto, attiva, solare, positiva, anche in situazioni dove altra persona dovrebbe suicidare. E questa cosa che rende lui unico e più forte. Competitivo o competitore? Non si arrende mai, lui non ha mai un limite, lui qualsiasi sfida l'accetta, e quindi questo secondo me lo rende campione. È riuscito a mantenere questi suoi principi, questa sua umiltà, nonostante sia diventato una leggenda. Buongiorno a tutti spettatori di SOS Danza e buongiorno Mirko, sono felicissimo di essere qui, per me è un onore fare questo documentario, questa intervista, perché sono stato prima di tutto tuo fan, poi tuo allievo, amico, e sono emozionatissimo di poter donare a tutti gli spettatori e a tutti i ballerini d'Italia la storia di Mirko Gozzoli. È un piacere per me, salve a tutti, grazie Massimo per questa opportunità e grazie a SOS Danza, che seguendo anche sui social, visto che pubblica cose molto interessanti, quindi è per questo che ho accettato questo tipo di intervista, non perché ci conosciamo, ma anche perché per ciò che pubblichi e per le notizie importanti che metti per quanto riguarda la danza sportiva. Teniamo a precisare che noi di SOS Danza vogliamo fare un'intervista, un documentario che non sia quella che chiamiamo intervista Istituto Luce, ovvero domande predefinite a tavolino con risposte secche e già concordate, dove non esce fuori niente. Vogliamo fare un racconto realistico e raccontare tutta la storia di Mirko dalla più tenera età fino a quando è diventato un grande campione nel ballo e ai giorni d'oggi. Allora, partiamo dal principio. Innanzitutto vogliamo sapere dove è nato Mirko Gozzoli, cosa faceva da bambino, in che contesto familiare sei nato. Allora, io sono nato a Lucca, perché mia madre era di Lucca, quindi sono toscano a tutti gli effetti, e niente, sono nato in una famiglia modesta dove lavoravano lavoratori sia mio padre che mia madre, e niente, si abitava in una casa in affitto, poi successivamente ci avevano sfrattato e abbiamo fatto domanda per rientrare a prendere le case popolari. Siamo rientrati in graduatoria con il fatto dei redditi per entrare nelle case popolari, e siamo stati fortunati ad avere questa casa popolare, altrimenti eravamo fuori di casa. E questo all'età di quando ero in quarta elementare, mi ricordo, perché ho fatto le prime 4 anni di elementare a Cascina di Buti, e poi invece dopo siamo entrati in graduatoria per prendere una casa popolare a Buti, e dalla quarta elementare dalla quinta elementare, scusate, sono andato a stare a Buti. Buti è un paesino delle colline pisane di 3.000-4.000 abitanti al massimo, e diciamo che quando sono andato a stare lì io già ballavo, perché avendo un fratello 5 anni più grande, lui ha iniziato a ballare in una scuola di Cascina, la scuola precisamente del maestro Ciardi, Gianfranco e Loredana Ciardi, che sono di Livorno, che aveva una scuola a Cascina. Ho iniziato a ballare per una forte passione che aveva mia madre, che inizialmente non è che ci ha trasmesso, anzi,
cioè eravamo un po' contrari a iniziare questa disciplina. E quindi io sono nato nel 1970, nel 1979 mia madre mi portò a vedere un'esibizione del maestro Ciardi qui in un paesino vicino alla provincia di Lucca a Colle di Compito. Mio fratello era piccolino e quindi ci corre 5 anni fra me e lui. E quindi niente, abbiamo visto questa esibizione, a me non mi piacque per niente. E mia madre, come al solito, al contrario di quello che noi si pensava, la settimana dopo ci fece fare l'iscrizione a scuola di ballo dal maestro Ciardi, che praticamente operava qua a Cascina di Buti in un circolo. Eravamo solo noi due bimbi, mi ricordo, Mirko veniva a vedere perché era piccolino e quindi aveva 5 anni e io iniziai a ballare che praticamente mi dettero una ballerina del paese, iniziai a ballare e poi dopo alcuni mesi si iniziò a fare l'esibizione. Ricordo che prima cominciò Stefano a ballare, aveva 7 anni, avete. Poi cominciò Mirko, ma era un bimbetto, andava a ballare lui così e basta. E niente, io mi sono un pochino avvicinato al ballo, diciamo, seguendo i miei genitori e seguendo il mio fratello, perché come sappiamo a quei tempi lì, nel 1980, sì, 80, mio fratello aveva 10 anni, io ne avevo 5, lo seguivo non a livello, non c'erano ancora le competizioni, ma c'erano le competizioni sì che venivano fatte a livello sociale, nelle sagre, all'aperto, estive, esibizioni e niente, era non era un vero e proprio sport, era un momento di socializzazione, era diciamo per i bambini una specie di ludoteca il ballo. Come passavi le sue giornate da piccolo prima di iniziare a ballare? O hai iniziato a ballare talmente piccolo che il suo sport e il suo passatempo è stato il ballo? Io ho iniziato le mie giornate da piccolo. Noi prima abitavamo in un paesino, più che un paesino era una frazione che si chiamava Caccialupi, quindi già il nome è tutto un programma. E penso che in quella frazione eravamo in massimo 20 abitanti, c'era una chiesettina dove la domenica si trovava lì, ma eravamo in 5-6 persone. E niente, lì io il mio migliore amico era mio fratello, che praticamente mi ha insegnato tutto, da andare nel pollaio a prendere l'uovo alle galline e a fare le partite a calcio solo io e lui sullo sterrato, e quindi poi essendo 5 anni più piccolo lui mi batteva sempre. E niente, le giornate si passavano a trovare il divertimento tra di noi. Anche per lui non deve essere stato facile, perché avendo da divertirsi con un amico che poi era anche suo fratello, 5 anni più piccolo, quindi automaticamente i litigi erano all'ordine del giorno. Sì, era uno meglio dell'altro, era vero, no, è verità. Stefano è sempre stato più bravo lui. Mirko è un po' più ignorante, Abitavamo in un vecchio mulino, nella località Caccialupi, che era proprio al confine tra Pisa e Lucca. Quindi noi, in parole, avevamo la casa sul confine, mangiavamo in cucina in provincia di Pisa e dormivamo in provincia di Lucca. E eravamo sommersi nel bosco, diciamo. E quindi noi quando si tornava da scuola non avevamo amici, perché era una località che c'era 6-7 case. E quindi i nostri divertimenti qual era? Era andare a cercare funghi nel bosco, era andare a prendere le salamandre nel fiumiciattolo che era lì vicino a noi e fare tutti gli spregi possibili e immaginabili alla nostra nonna, che gli si spaccava le uova nel pollaio, gli si spaccava le viti a pallonate, e giocavamo sempre insieme a lui, e quindi si giocava a pallone in questo spazietto che era davanti casa, che c'era questi ghiaiotti, non mi ricordo come era, che ci spaccavamo sempre le gambe, i ginocchi. E poi però, quando abbiamo iniziato a ballare, anziché giocare a pallone, abbiamo cominciato in questa aia a fare delle gare di ballo, io contro di lui, e si ballava single. E quindi era molto divertente, perché poi
c'era il nostro cugino che ogni tanto ci veniva a trovare e faceva finta di fare il giudice. Quindi eravamo già in competizione in quei tempi. E quindi è stato un'infanzia non facile, perché insomma io mi ricordo non avevamo neanche l'acqua in casa, non mi vergogno a dirlo, avevamo una fontanella fuori che la nostra mamma ci prendeva l'acqua, ce la scaldava per fare il bagno, e quindi eravamo un po', diciamo, al di fuori dal mondo, ecco. Però diciamo che da parte mia sono cresciuto già un pochino più, diciamo, sviluppato sotto un punto di vista di stare in compagnia con una persona più grande, quindi ero già più scaltro, diciamo. È vero, come si dice, a volte si dice che nelle famiglie il secondo è più sveglio. Secondo me è più sveglio perché è il primo che tira la volata, è il primo che tira la volata. Quindi un pochino io per questa cosa qua, e poi diciamo anche per tutta la vita che ho fatto, ho sempre avuto questo mettermi in competizione con una persona più grande, quindi secondo me è stato importante per la crescita successivamente nello sport, ma più che altro nella vita, per raggiungere gli obiettivi. Mentre con i suoi genitori che rapporto avevi? Eri più babbone, mammone, si dice in Toscana? No, io, mio fratello sì, era un pochino più affezionato ai miei genitori. Io sono stato, diciamo, anche prima di lui a trasferirmi e andare via di casa, quindi ero un pochino più, come ho detto, forse mio fratello mi aveva svezzato proprio nel modo e in maniera in cui non ero tanto affezionato. Sì, inizialmente forse la mamma come tutti i bimbi, ma però poi dopo sono sempre stato un po' un gatto randagio, via. E prima hai detto, no, che avevi iniziato a ballare anche spinto da tuo fratello. E quali sono stati i tuoi primi insegnanti? Provavi vergogna a ballare? Ti eri avvicinato al ballo pensando, come molto spesso si sente oggi, che è uno sport da femmine, il maschio ne viene sempre visto in modo negativo, oppure non ci hai mai pensato, non ti ha mai creato problemi? Inizialmente mi sono avvicinato al ballo perché, come ho detto, i miei genitori andavano a portare mio fratello, io ero lì, e lui c'aveva già la ballerina essendo 5 anni più grande, io non c'avevo la ballerina, però dai maestri Gianfranco e Loredana Ciardi, che sono di Livorno, però avevano la scuola a Cascina, che è molto vicino a Buti, ma in quel periodo lì era proprio, si stava ancora a Caccialupi, quindi però è sempre una frazione vicina a Buti. Mi sono avvicinato perché a fine diciamo la lezione collettiva, perché non esistevano ancora le lezioni private, mio fratello andava e faceva la lezione collettiva, e aprivano la porta e facevano entrare i genitori a far vedere come ballavano i figli, a dare una piccola dimostrazione, e poi alla fine tutti insieme facevano il ballo ballo di gruppo, che era il tormentone dell'estate, come può essere ora il tormentone di quel tempo lì. E a quel tempo lì ho iniziato a ballare con Albano e Romina Power, con il ballo del qua qua. Questo è stato il mio primo ballo, il mio primo approccio al ballo. Facevano entrare anche i fratelli degli altri allievi, che avevamo più o meno tutti la stessa età, più piccoli di quelli che ballavano, perché io andavo lì 5-6 anni, ma già dicevano 6 anni puoi già iniziare, però 4-5 anni no, e aprivano le porte e facevo il ballo di qua. Mirtino veniva sempre a accompagnare il suo fratello con la sua mamma, poi noi si portò dall'Inghilterra il ballo del qua, e all'ultimo facevo divertire i ragazzi che facevano le gare. E lui entrava. Una volta a scuola, quando preparavamo gli spettacoli estivi, e alla fine dello spettacolo, per sdrammatizzare un po' tutta l'attenzione che avevamo nell'insegnamento, perché il maestro Ciardi era un maestro molto molto bravo, ma molto molto rigido. Ad oggi non so se qualche ragazzino sarebbe andato a scuola da lui. E però a noi ci è servito molto, questo tra parentesi, lo voglio dire veramente, che è stata una cosa, un maestro eccezionale che ci ha dato proprio una forte mano ad andare avanti e a crescere. E quella famosa serata lì, dopo le prove dell'esibizione, mi ricordo bene come ora, mise la musica del ballo del qua, e quindi si invitò tutti, questo ragazzino che era piccolino e veniva sempre a vedere le nostre prove, i nostri allenamenti, iniziò a ballare il ballo del qua. Da lì, magari spinto sinceramente anche un pochino da me, e parlando con la mia mamma, insomma, perché non lo facciamo iniziare a ballare? E quindi cominciò a ballare inizialmente da solo,
li facevo un pochino di basi io, anche se insomma anche io non ero grande, perché insomma avevo 12-13 anni. E da lì siamo partiti con questa nuova, cioè diciamo, con questa nuova disciplina. E niente, un pochino per divertimento sicuramente, però anche per come spirito competitivo, se ero in grado di seguire tutte le mosse, prendi il sottobraccio e ballare, capito? Quindi lo facevo per divertimento, però c'avevo già anche, se riesco a farlo, voglio mettere in competizione la mia abilità alla musica, alla coordinazione. E niente, poi dopo mi ricordo che ci fu un'occasione che mi trovarono ballerina e io, sì, balla il primo figlio, balla anche il secondo figlio, quindi i miei già, genitori. Era già Alessia oppure? No, non era Alessia, era una ragazza tra l'altro di Pistoia, quindi lontana, che però suo zio ballava già e quindi lei aveva 1 o 2 anni meno di me e si iniziò a ballare con questa ragazza che si chiamava Manila Olmi. E niente, ci ho ballato per 5-6 anni, 7 ore non mi ricordo, insomma. E inizialmente sono stato spinto dai miei genitori, ma anche da quello che faceva mio fratello, perché era all'ordine del giorno che io copiavo quello che faceva lui, capito? Da giocare a calcio, da giocare alle macchinine, da andare nel pollaio, se meno a cogliere le ciliegie sull'albero, le susine, stavano in una campagna aperta, capito? Quindi, e niente, poi ho iniziato a ballare e mi ricordo proprio anche le prime gare, perché proprio le prime gare sono state impresse, dove io non... il ballo del qua qua sì, perché questo è il ballo del qua qua, però poi dopo verso il lento, tango, non c'era in quel momento lo slow fox, perché alla metà ci facevano ballare viennese e quickstep, non c'era il... coreografie aperte, quindi non è che c'era la classe B, la classe C, il maestro ti dava una coreografia, te andavi in gara. E mi ricordo inizialmente che eravamo tantissimi bambini, ma venni eliminato subito perché andavo fuori tempo. È stato tragico perché Mirko non riusciva ad andare a tempo e quindi le prime gare che sono state fatte arrivava ultimo o andava fuori subito. Però mi dava il tempo il suo fratello, Stefano, mi dava il tempo. Guardava la finestra, partiva dalla finestra, mi dava il tempo lui, mi dava. Per partire, se non andava fuori tempo. No. Però si vedeva che, anche se era un bimbo giocherellone, perché mi ricordo un aneddoto che è stato una cosa spettacolare, incominciò a fare danze standard latinoamericane. A Pisa fece la sua prima gara di latinoamericane, che sembrava fosse più portato nei latini che nelle standard, sinceramente. A Pisa fece la sua prima gara di latinoamericane, al Palazzetto dello Sport di Pisa, avevano una tutina bianca tutta decorata, e prima della premiazione non si riusciva a trovare, erano 4 coppie, mi ricordo era come ora, e non si riusciva, aveva vinto, lo chiamavano in pista e non si riusciva a trovare, lui era fuori che giocava e si era svoltolato tutto nell'erba e questa tuta era diventata verde, quindi entrò in premiazione in condizioni pietose, infatti il maestro Ciardi, sempre puntiglioso, gli fece un mazzo clamoroso, però vinse la gara. La prima gara la fece questo trofeo Odio, che era un grande trofeo, perché mi ricordo nella categoria proprio di Mirko saranno stati un 140-150 coppie di bimbi e erano già abbastanza, cioè bravi come coppie di ragazzi, erano tutti di 9 anni, 10 anni, per cui non era facile e noi lo portammo, ti ho detto, feci questa. Invece di 7 anni ci scrissi la data di nascita, gliela misi a 8 e lo portammo laggiù. Andavo fuori tempo, prima gara, seconda gara lo stesso fuori tempo e quindi non venivo ammesso al turno successivo e il maestro mi disse, perché poi in quegli anni lì i maestri non erano maestri come oggi, dove essendoci prima tanti bambini eri un numero e quindi eri trattato come in una scuola dove c'è serietà, c'è rigidità, specialmente anche in quei tempi,
c'è disciplina, quindi se il maestro non è che doveva star lì e non eri cliente, ok? Come oggi purtroppo anche a livello di quantità i maestri trattano da clienti gli allievi, e invece lì ci trattavano da allievi, quindi se eri un somaro ti urlavano, ok? Quindi se non andavi a tempo ti sgridavano, o mi ricordo che buttavo giù la testa, mi tiravano i capelli per tenere sulla testa, cioè era una cosa, tante volte uscivo dalla lezione e anche piangevo. E lì era veramente era una caserma che poi fortunatamente penso che ce l'abbiano trasmessa anche nell'insegnamento. Era una caserma perché dovevamo dare sempre del lei, sia il maestro che la maestra, non dovevamo parlare assolutamente quando ci insegnavano, e non avevamo alcuna decisione per quanto riguarda la nostra programmazione, gare, figure, esibizioni, ma decidevano loro e quello doveva essere. Aneddoti ce ne sono tanti aneddoti. Io mi ricordo che praticamente ogni volta che sbagliavamo qualcosa o che perdevamo la posizione in un allenamento non collettivo, ci metteva al muro in posizione e lui veniva e con le mani faceva questo movimento nei nostri addominali e ci batteva negli addominali mezz'ora. Oppure aveva un po', nel senso, oggi un po' da telefono azzurro, però devo dire che a noi ci è servito tanto e forse è quello che manca oggi nella danza. Cioè tante volte ci tirava i capelli per stare più su, o ci forzava con le mani per stare in determinata posizione. Sinceramente avevamo veramente terrore, infatti tante volte mi ricordo che per non andare a scuola di ballo noi si inventava sempre di tutto, avevo mal di testa, ci sentiva denti, mamma non mi ci portare, sto male, perché c'era proprio questo terrore, però poi fondamentalmente c'è il risultato il contrario, cioè si è capito che lo faceva proprio per il nostro bene, perché il maestro Ciardi e Loredana Bertoli hanno tirato fuori tantissime coppie di alto livello, ci hanno insegnato come affrontare questa disciplina e poi alla fine fondamentalmente ci volevano bene. Un aneddoto che mi ricordo, agli alberghi di Pescia dovevamo fare un'esibizione e stavamo montando, lì c'era anche Mirko che ballava, stavamo montando un valzer viennese, eravamo 25 coppie tutti ragazzi, cosa che oggi non se ne vede, e montavamo un viennese in sincro. Praticamente la mattina alle 10 ci si trovava lì per montare questo viennese e alle 1 bisognava andare a casa perché poi la sera alle 10 avevamo questa esibizione. Questo viennese non tornava, o perlomeno il maestro era talmente puntiglioso che ci ha massacrato, ci ha mandato a casa alle 8 la sera senza mangiare, questo me lo ricordo bene. Sfisso questo viennese sincro per provarlo e cercare di farlo bene, i genitori fuori zitti perché non si permettevano di dire niente, e siamo andati a casa, abbiamo fatto una doccia, alle 10 eravamo a fare l'esibizione, è venuto benissimo, 25 coppie a fare un viennese sincro, tutte coppie di livello sì, classe A, B, però insomma è stata una cosa bellissima, me la ricordo bene. L'unico aneddoto di quel giorno è che Mirko non è arrivato alle 8, ma alle 6 è scappato. Perché? Perché praticamente il maestro Ciardi lo prontolava al punto tale che Mirko stranamente ha avuto una reazione, gli ha dato un calcio nello stinco e è scappato, è andato giù e non lo trovavamo, anche mia madre non lo trovava, poi cioè, era rimpiattato dietro un giochino, un videogames, e ha deciso di non rientrare più in sala. Poi la sera però ha fatto ugualmente l'esibizione e l'ha fatta bene, questo me lo ricordo bene perché è stato un aneddoto dove tutti siamo rimasti bloccati, perché fare una cosa così al nostro maestro era una cosa gravissima, e Mirko ha fatto anche questo. Però i genitori in quell'epoca lì erano molto più aperti a dire che sì, il maestro c'ha sempre ragione, certo. È giusto che sia così. Niente, mi ricordo la terza gara, prima della terza gara il maestro mi disse: se vai fuori tempo ti mangio le orecchie. Quando gli dissi: ehi, oggi gareggi, se ti fai buttare fuori ti mangio un orecchio. Ma non è che glielo dicevo io, perché poi mi ci veniva da ridere, capito? Glielo dissi talmente con lo sguardo cattivo o meno.
E c'è praticamente da qualche parte, che poi rividi col tempo, una cinepresa di quelle antiche proprio, dove mi inquadrano dall'alto, chiamano i numeri, non attaccavano prima lo skating, chiamano i numeri al microfono e io ero seduto accanto alla mia ballerina in una panca di legno, mi si inquadra da sopra, il mio numero non venne chiamato, io feci ora mi mangia l'orecchio maestro. E quella fu la terza gara. La quarta gara, che poi lì non era che c'era la gara tutte le domeniche, però la quarta gara era il campionato italiano, e il campionato italiano arriva ai primo. È cambiata il voto. La quarta gara, campionato italiano, primo. Quindi sicuramente ora non mi ricordo a distanza di quanti mesi fu, perché lì c'era una gara ogni mese, forse ogni due mesi, però questo mi ricordo, il campionato italiano, e non si aspettava nessuno, perché da andare fuori o al primo turno o al secondo turno o prima della finale vinse il campionato italiano, quindi non è che era è bello vederlo ballare Mirko, no? È bello, ma te lo dovevi vedere proprio quando era piccolo, la delicatezza con cui ballava, la maniera con cui ballava, era una dote naturale, è sempre stato bravissimo. Mi viene un po' il magone a ricordare tutti quei tempi. Quindi, avendo iniziato a ballare da ragazzino, da adolescente, pensi che il ballo abbia cambiato il corso della sua vita da adolescente? Hai dedicato tanto tempo al ballo sacrificandolo alle amicizie? Come hai vissuto il ballo in quel periodo? Allora, nell'età dell'adolescenza, trasferendomi da un paese di 20-50 persone all'età di 9 anni a un paese di 3.000 abitanti, e quindi automaticamente inizi a farti delle amicizie, inizi a farti degli amici coetanei della tua età, e quando dicevi ballavo e venivi preso in giro, perché il ballo era solo uno sport, non era proprio uno sport, era solo un divertimento per le donne, e balli, era inteso che chi a quel tempo lì, l'uomo che ballava era inteso un po' come gay, capito? Come insomma affemminato. E insomma, da quel punto di vista lì, a volte un pochino non è che lo subivo, ma se dovevo dire ai miei amici no, non ci sono perché devo andare ad allenarmi a ballare, evitavo, perché non volevo essere preso in giro, capito? Però nel frattempo giocavo anche a calcio, anche lì c'avevo un po' la stessa situazione, perché anche a calcio magari è uno sport diverso dal ballo, uno sport fisico, uno sport dove la squadra è composta da tutti uomini. Ora sì, c'è anche il calcio femminile, ma alla mia età, quando giocavo a calcio, non esisteva ancora forse il calcio femminile, quindi era visto come uno sport solo per maschi il calcio. E quando all'allenatore dovevo dire guarda, io questa domenica non ci sono perché ho una gara di ballo, e mi prendeva in giro anche l'allenatore, dai, ma che va a fare il ballerino, dai, ma... anche perché insomma me la cavavo anche a giocare a calcio sinceramente, però c'era anche un pochino il discorso di nel ballo ero già bravino, e vedevo che quando arrivavo a ballare nella gara mi divertivo, gli allenamenti facevo un pochino fatica ad andare agli allenamenti, ma diciamo che al mio tempo non è che c'era tanto questo ritmo sfrenato che c'è adesso sugli allenamenti. Ci si allenava, sì, massimo una volta a settimana, poi si andava a fare la gara, capito? Invece ora le cose sono cambiate, c'è più velocità, c'è più miglioramento, i ragazzini giustamente ballano anche diversamente da come ballavo io da ragazzino, ma ci mancherebbe. Però magari c'era più il divertimento, lo stare con determinati amici, lo stare in un'atmosfera diversa da quella che può essere stato tipo un campo di gioco o un campo da tennis o una piscina, capito? E l'aggregazione, anche il dover ballare con una dama, con una donna, e non fare lo sport con un tuo coetaneo, compagno maschio, era già una cosa a quell'epoca lì molto innovativa per quanto riguarda la socialità, capito? Specialmente da bambini, a volte visto quando sono bambini, specialmente per quanto riguarda le danze standard, ma anche così le danze latinoamericane, devono ballare un ballo come una rumba, devono fare dei passaggi, delle
cose sensuali ci si vergognava anche, capito, avvicinarti a una bambina e far vedere che magari la carezzi o l'abbracci oppure ti metti in posizione, c'è il contatto corporeo, insomma era una cosa. Ora siamo molto più precoci e i bimbi sono molto più svegli, molto più scarti, ma vedono anche un risultato diverso nelle competizioni, vedono anche che ad alto livello possono avere una carriera, capito? Alla mia età non si pensava proprio alla carriera, si faceva per hobby, però il ballo era un hobby, come in tante persone a volte dovrebbe essere così, perché magari lo prendono un po' troppo sul serio e insomma è un pochino nocivo se lo prendi troppo sul serio, ci deve essere quella percentuale di divertimento, se no come in tutte le cose poi tra l'altro. E niente, e quindi gli amici dei miei coetanei, quando sapevano che ero andato a ballare, mi prendevano in giro e tutto il resto, io un pochino mi vergognavo di questo. Mentre però poi quando ero lì mi piaceva, quindi c'era un po' questo controsenso, che a casa non volevo, lo nascondevo con i miei amici, però poi quando ero lì, che c'erano anche gli altri amici che mi piaceva il ballo, insomma ci si stava bene nell'ambiente. Mentre per quanto riguarda i primi amori, sono sbocciati nel ballo oppure hai avuto delle storie proprio extra ballo che non c'era mai? Perché di solito ballerini, i primi amori da ragazzini si trovano nel ballo perché stanno sempre insieme. Invece te hai avuto a anche parte il esperienze. Poster market con le foto di intimo mia madre. No, o i calendari del Pirelli. No, i primi amori sono stati nell'ambito della scuola, scolastico, che poi dopo anche andando avanti in età adolescenziale nel ballo e poi successivamente anche girando il mondo, vedendo culture diverse, ambienti diversi, femmine di altre culture straniere, quindi insomma... Poi niente, no, diciamo a livello di sentimentale una delle mie prime storie serie è stata con una mia ballerina, con Manila io ho ballato fino all'età di, se non vado errato, 11-12 anni, poi ho fatto 2 anni di break proprio perché non c'era la ballerina adatta o anch'io ero un po' cambiando anche da quel piccolo paesino a un paesino un pochino più grande, nuove amicizie, iniziai a giocare a calcio, altri interessi, però mia madre mi diceva sempre, mio padre, quando si trova la ballerina inizia a ballare, vedevo che loro erano contenti anche, io lo facevo anche un pochino per rendere contenti loro. E niente, poi la seconda mia ballerina è stata Alessia Betti, che ci ho ballato per 20 anni, quindi una anche delle mie fortune a livello di carriera è perché ho avuto non tante ballerine, certo. Ho avuto 3 ballerine, Manila, Alessia, yes. e Edita. Quando ci siamo incontrati eravamo molto piccolini, praticamente ci siamo incontrati nella stessa scuola di ballo. Io ho iniziato proprio perché lui cercava ballerina e quindi da lì abbiamo iniziato, però non abbiamo ballato subito insieme. Poi nel momento che abbiamo iniziato a ballare insieme ho un ricordo che diciamo strano, no? Da bambini, come se abbiamo iniziato, tutto era normale e poi piano piano abbiamo comunque capito che era la strada giusta quella da tenere. Mirko da ragazzino era... terribile, ok? Nella sua, diciamo, bontà era terribile, perché è uno tosto, e lo sappiamo tuttora, è uno competitivo e quindi non ama mai perdere, quindi qualsiasi cosa che uno faceva era una sfida, quindi la sfida con me, la sfida con l'imparare, la sfida con il maestro, la sfida con tutto, quindi da ragazzino penso che è rimasto un po' bambino tuttora e quindi gli è rimasta quella competitività e quell'azione di attacco sempre e tuttora. Quindi penso che sia importante. È normale che oggi la maggior parte dei ragazzi, voglio sottolineare, tanto sicuramente anche per sfortuna, anche ai miei tempi mio fratello ha cambiato un sacco di ballerine per sfortuna, perché o situazioni economiche o perché gli passava la voglia, ora, insomma, o perché magari d'altezza crescevano, anche quando siamo
a quell'età lì è un po' difficile, però io mi ricordo che anch'io iniziai con Alessia, poi lei è cresciuta tanto e ci volevano quasi far smettere, però poi dopo nell'età dello sviluppo, come si sa, l'uomo sviluppa più tardi, insomma sono riuscito a crescere anche io. Tempo. E quindi quando hai iniziato, quando ti sei reso conto che volevi veramente fare del ballo la sua vita, hai iniziato a fare sul serio, e se questo ha influito poi sulla scuola anche in età più grande, tipo superiori o anche università, non so se hai praticato l'università, qualcosa. Però. Allora, diciamo, dopo magari ti racconto la mia esperienza universitaria. Non mi sembra di ricordarmi qualcosa. Niente, diciamo ho iniziato a capire che dovevo fare sul serio dal momento in cui fui selezionato per andare a partecipare ai mondiali nella youth. Fino a lì, diciamo, un po' per anche talento, perché è uno sport dove ci vuole anche il talento, non voglio nascondere questa cosa qui, però diciamo anche trovare le persone giuste nel tuo percorso, avere le persone che ti indicano la strada giusta, avere la famiglia che ti sostiene, perché magari se non era per la mia famiglia tante volte non sarei stato spinto, stasera non ci voglio allenare, no, ti devi allenare perché giustamente noi investiamo dei soldi per farti fare questo tipo di sport che poi deciderai te se sarà il tuo lavoro, la tua carriera, però devi fare le cose come si deve, come a casa, se ti danno la lezione a casa e uno non la fa e poi non puoi pretendere di diventare avvocato se già non c'hai la mentalità di dover fare la tua lezioncina già dall'elementare o che sia le medie, capito? Quindi io già dall'età di 17-18, l'ultimo anno di youth, che fui selezionato ad andare a ballare al mondiale con Alessia in Ucraina, a Lviv, a Leopoli, e arrivai quarto in finale. Già da lì capii, ok, ora devo capire che cosa voglio fare da grande, se veramente questo, perché si arriva a un momento dove o si fa sul serio o è inutile farlo, e questo uno giustamente non è facile capirlo a 14, 15, 16 anni. Quando inizi a avere 17, 18 anni, magari per le ragazze è più facile, per gli uomini non è tanto facile, però alcuni iniziano già a entrarci. Poi avendo mio fratello, che anche lui lo faceva già, diciamo, continuava a ballare sempre a livello quasi professionistico e iniziava già a insegnare, aveva il suo corso sociale, a fare già delle prime coppiettine, ballava negli amatori, però come ancora oggi gli amatori hanno la sua scolettina, hanno... e lui al Tip Tap One di Pescia già era un istruttore, quindi c'aveva il suo corso sociale, ma c'aveva anche il suo corso dei bambini, e devo dire che era molto, come tuttora, molto bravo come insegnante, ci mette molta passione, e sa parlare con la gente, però io vedevo lui, dicevo ora anch'io o faccio questo salto qui oppure è inutile che continuo a perdere tempo in una cosa dove non penso che ci sia futuro. E quel mondiale fu quella goccia, quella lampadina che mi si accese per capire sì, questo è quello che voglio fare. Però mi tenevo, perché facevo, mi sembra, iniziai da poco le superiori, 17 anni, no, da poco le superiori no, però ero già, diciamo, in terza o in quarta superiore. E presi l'istituto d'arte a Lucca, quindi a livello logistico mi dovevo un po' organizzare come allenarmi, giocavo ancora a calcio perché mi piaceva giocare a calcio, avevo anche gli amici lì, però nel frattempo dovevo portare anche avanti il ballo, a volte infatti mi diventava un po' difficile dover scegliere se andare a fare la partita o a fare la gara. In quel momento lì, avendo avuto già 17 anni, avendo fatto il mondiale, le gare cominciavano ad essere un po' più frequenti, ora non è che c'erano tutte le domeniche, però erano già più frequenti. Quindi quel momento lì è stato un momento un po' tosto, non solo mentale ma anche fisico per me da sostenere, perché ancora dicevo non voglio abbandonare niente,
voglio cercare di portare avanti tutto per dare tempo al mio cervello veramente cosa voglio fare, capito? Poi iniziai ad andare in amatori A1, c'era, dalla Utah S passare amatori A1, anche lì feci secondo al campionato, passai amatori A S e nelle amatori A S feci subito la finale. Da quel momento lì iniziai a capire che quello era il mio sport, anche perché non è che nel ballo ero già nella Utah un finalista mondiale, nel calcio anche se mi piaceva, però giocavo sempre a livello dilettantistico, massimo a livelli regionali, capito? Ma non nazionali, certo, o internazionali. Mentre, e da lì scelsi la strada di proseguire nel ballo, pur portando avanti anche la scuola, perché in quel momento lì la scuola, non tanto per un discorso di interesse nei confronti della scuola, ma ti teneva lontano dal servizio militare, che ti faceva perdere quei 10-12 mesi di allenamento, dove avevi fortuna, che fra l'altro cercai un pochino di l'ho dovuto fare per 10 mesi, però essendo contro le armi mi firmai per fare l'obiettore di coscienza, quindi il servizio civile, e fui mandato in un comune della zona di Pisa, all'Aiatico, dove fra l'altro portavo i ragazzini sul pullman, c'era anche i nipoti di Bocelli, di Andrea Bocelli, sì. E ho fatto però 10 mesi, che anche se il pomeriggio potevo rivenire indietro e a volte allenarmi, la sera a volte dovevo essere lì, ho fatto 10 mesi dove devo dire che non mi sono allenato tantissimo, però mi sono allenato tanto mentalmente, cioè quando io ero lì in comune che dovevo fare dei servizi civili o portare i ragazzini o timbrare la posta o fare delle fotocopie, ero lì che con la mente macinavo e mentalmente ballavo. Quindi a volte la gente pensa che fare l'allenamento mentale non sia importante, invece io in quel momento lì sono migliorato tanto, perché veramente dalla classe, diciamo, under 21 agli amatori, quando si iniziava poi a fare ancora più sul serio, ho fatto proprio il salto di qualità in quel momento, dove dalle amatori A1 sono passato in amatori S, ho fatto subito la finale, è iniziato il servizio civile e io ho pensato, vai, ora che sono andato in finale, ora magari mi riportano in semifinale. Però mentalmente ero sempre lì che mi allenavo, ripassavo le coreografie, ripassavo le azioni, pensavo a cosa potevo migliorare. Cioè, è importante che uno ci sia dentro mentalmente, questo sì. Cioè, se non c'hai la testa, fisicamente può fare tanto, però ci devi mettere la testa. Se sai tanto fisicamente, se non ci metti la testa, non vai, capito? Ci vuole entrambe le cose. Quando i ballerini pensano a Mirko Gozzoli, si pensa appunto a una carriera tutta rose e fiori, non hai mai avuto momenti di difficoltà o momenti di sconforto. Ci sono stati appunto nella sua carriera, dopo il passaggio, come hai detto sì, che si è entrato subito in finale dalla youth, dall'under 21 agli amatori, dei momenti poi dove hai pensato di non farcela, oppure che non riuscivi a capire bene come migliorare o non hai ottenuto quello a cui che ti eri prefissato? Come ti ho detto, il primo muro da abbattere è quello di capire, secondo me, fu quello di capire veramente se voglio ballare, se veramente questo sport era lo sport che volevo fare per la mia vita. Questo fu il primo scoglio importante, indipendentemente dalle sconfitte. Le sconfitte ci sono state, giustamente, perché in tutti coloro che hanno poi successo sono guidati dalle sconfitte, perché poi le sconfitte ti danno la motivazione di far meglio. E il periodo peggiore è stato negli anni, se non vado errato, 1995-1996, quando ero già diciamo finalista nelle amatori AS in Italia. Però mi aggiravo a livello internazionale tra i quarti di finale e semifinale. Ci fu un periodo dove
vuoi un po' per consigli da determinati professionisti, dove a quel livello lì inizi a fare anche lezione non con i tuoi insegnanti, i tuoi personal coach, ma anche con altri professionisti per aumentare un pochino le tue conoscenze tecniche, per capire anche alcune figure che si possono fare in modi diversi e trovare la caratteristica giusta in base alla tua caratteristica fisica, caratteristica atletica, caratteristica artistica. Allora, la prima volta, una delle prime volte, adesso non mi ricordo se era la prima volta, e come categoria, secondo me, non ricordo bene perché sono passati tanti anni, era comunque forse alla fine della junior per entrare in IOT. Sì. E io mi ricordo che lui, Mirko Gozzoli, faceva nel quickstep gli chassé e usciva di tacco. E a volte ancora oggi gli dico, ma Mirko, ma ti ricordi quando facevi gli chassé e uscivi di tacco? Ma quanta strada hai fatto da allora? A quel tempo tutti andavano in Inghilterra a studiare, Fabio, Michele, tutti andavano in Inghilterra, quindi siccome Mirko studiava, lui non poteva andare in Inghilterra, e mentre loro erano in Inghilterra lui veniva a studiare qui. E io gli dissi, Fabio, questo ragazzo ha un potenziale micidiale, e in effetti poi l'ha saputo dimostrare. E niente, in quel periodo lì, diciamo, capii che avevo sono arrivato a un certo punto a ottenere risultati con un ballo prettamente impostato sulla prestazione fisica. Arrivavo a certe gare e sentivo, mi sembra strano che devo fare così tanta fatica per fare una determinata azione. Ci deve essere un sistema migliore, ci deve essere una tecnica migliore. Allora, mi ricordo, cioè, le prime volte, e io devo ringraziare sia Mirko che mio marito, perché le prime lezioni con Peter Eggleton, io dicevo a mio marito, ma qui perderemo tutti i clienti, perché comunque, cioè, non è stato facile neanche per noi entrare in questa dimensione. Quindi posso capire per un ragazzino, perché lui era un ragazzino a quel tempo, però io, Giancarlo, lo dobbiamo ringraziare perché lui ha creduto assieme a mio marito in primis in questo straordinario insegnante, che chiaramente prendendo le dosi giuste e riuscire a capire quello che ti spiega, poi si è vista l'evoluzione. E io credo che nel mondo, non in Italia, la coppia che abbia interpretato maggiormente lo stile che ci ha trasmesso Peter Eggleton siano proprio stati Mirko e l'Alessia. Però capisco che all'inizio non sia stato facile, perché comunque lui veniva, diciamo, da tecniche un attimino più semplici, sicuramente, più competitive, sicuramente, però chiaramente con un dispendio, un'energia fisica maggiore rispetto alla qualità che ci ha insegnato Peter. Però ha creduto in un maestro che era difficile crederci, perché era molto difficoltoso a capire le sue lezioni. Lui l'ha creduto appieno, è stato Peter Eggleton. Peter Eggleton è stato un maestro che, cioè, ci faceva 10 colpi, ci faceva una lezione, piaceva una e 9 no, perché spiegava uno stile che in Italia non era digeribile. In quel periodo dove cercavamo molto, diciamo, tutto quello che poteva essere fisico, io penso che però è stato il periodo più difficile, ma nello stesso tempo il periodo più importante, perché e qui ritorna fuori la caparbietà di Mirko, e quindi il suo essere per forza arrivare al suo obiettivo portava a essere poi così fisici, ok? Però lui doveva sentire che doveva raggiungere il suo obiettivo, quindi nella fisicità e nel contrasto anche con Fabio, che era quello che provava un pochino a addolcire quello che lui voleva fare, ha trovato in me sicuramente la sua forza, dove diciamo un po' assecondavo in tutto quello che voleva fare. Fabio, che dall'altra parte metteva il suo di addolcire l'estremità fisica, quindi tutto quello che poteva essere molto fisico, e quindi abbiamo trovato, diciamo, poi il bilanciamento. Però penso che senza quel periodo non avremmo mai potuto raggiungere quello che era il nostro ballo.
perché quello è stato proprio il periodo più forte, ma dove ci ha dato tanta sicurezza poi nel dire quanto vogliamo e possiamo arrivare a fare. Quindi ci ha dato un po' la limitazione di dire ok, siamo in grado di arrivare fino a lì, fisicamente. Come possiamo poi renderlo più morbido, più semplice? È diventato più facile perché ormai avevi trovato l'estremità. E allora ho iniziato a, seguendo alcuni consigli di alcuni insegnanti, a trovare le tecniche giuste, le tecniche dove lo sforzo fisico era sostenuto dalla corretta tecnica. Quindi la stessa azione che magari prima portavo a termine con uno spreco di energie dell'80%, facendo una determinata tecnica, la stessa azione la portavo a termine con uno spreco di energie del 30%. Quindi dicevo, cavolo, la mia performance può migliorare a livello energetico se io capisco tecnicamente come si balla questo passo. Però per fare una determinata scelta ho dovuto lasciare da parte la performance totalmente e concentrarmi solo sul gesto tecnico. In quel momento lì i miei risultati sono peggiorati tantissimo. Quindi sono arrivato a un punto della mia carriera di dire, ma starò facendo forse la cosa giusta. Allora, io ero l'insegnante di Mirko, no? Perché da piccolino l'insegnante di Mirko e di Michela, avevo questi due, come ben te sai, questi due pargoli che da giovanissimo, perché io cominciai a insegnare a 22 anni, cioè io ho fatto Blackpool, ero quasi in under 21, nei professionisti. E di conseguenza mi sono trovato giovanissimo, avevo due coppie già che promettevano bene negli amatori, nelle prime tre gare importanti al mondo, Blackpool International UK. Di conseguenza andavo alla ricerca di delle conferme con i miei insegnanti, ma anche io avevo allo stesso tempo, e mi dicevano una cosa, Giancarlo è molto, lo devi capire, lo devi studiare, dopo 10 anni poi dici penso di aver capito e invece ti accorgi che ce ne vuole altri 10. È molto complicato il sistema. E i ragazzi, Mirko, Michele meno, ma Mirko proprio faceva molta fatica, perché io gli dicevo di stare, che ne so, più sulla verticale e bilanciato, mentre il nostro insegnante Giancarlo Barbieri ci faceva andare fuori da piedi e rientrare con una dinamica forte. Però lui era molto piccolino ancora, era giovane di ballo. Io professionisti, ero già professionista e facevo fatica io a capirlo, immaginati lui. Però io insistevo perché se io pensassi che l'avesse capito, io ero certo che sarebbe diventato un campione del mondo, perché la mia miscela con quella del mio insegnante è stata una bomba nel ballo di Mirko. Mirko Alessia, poi li incominciamo a introdurli nelle lezioni in Inghilterra, dove gli prenotammo lezioni con tutti i nostri insegnanti validissimi, tutti ex campioni del mondo. Però incominciarono a sentire altre voci, altri metodi, altre spiegazioni, che comunque l'obiettivo era sicuramente lo stesso, però abituati a sentire una voce, due voci sempre comunque, e quelle di Giancarlo e Luisa anche, che comunque in Italia li seguivamo, perché dopo di me e Fabio l'abbiamo portati prima da Giancarlo e Luisa e da lì poi anche in Inghilterra. E il primo scoglio che comunque, come un po' tutti quanti, quando si è ancora un po' acerbi, è che tornavano da queste lezioni dove avevano comunque acquisito delle spiegazioni e delle informazioni molto importanti, ma non riuscivano ad abbinarle al loro modo di ballare, quindi magari anziché vederli dritti come l'avevamo lasciati la sera prima, poi li vedevamo all'allenamento successivo e erano tutti dissossati. Io dicevo che erano dissossati. Però sentivo, dicevo, no, se io ritorno a fare quello che facevo prima, sono limitato lo stesso, sì, magari potrò fare la semifinale, ma non accederò mai alla finale, perché poi quando sono in semifinale devo fare 5 balli, e io alla fine del tango sono morto, e sì, posso prendere punteggio piano parziale e tango, però poi dopo devo fare anche gli altri balli, e in quel momento lì non è che c'era la semifinale divisa a 2 batterie o roba del genere, erano 5 balli e tosti, quindi ho avuto un declino in quel momento lì, infatti. E mi ricordo a Blackpool l'anno precedente feci i 24 e mi avvicinai alla semifinale degli amatori, l'anno successivo fui buttato fuori nei 48. Ma mi ricordo un aneddoto a Blackpool che andò fuori
molto presto per pensione 24 l'Under 21, che doveva vincere o lui o Flumiani, uno dei due, un primo e secondo, andò fuori 24, perché mi ricordo la frase, mi disse ma che cavolo fai, non usai la parola cavolo, però sapete che come sono io, quindi che cavolo fai, che cosa stai facendo? Ma a me Giancarlo mi ha detto che se voglio ballare bene non devo durare fatica. Io non ho mai visto ballare male Mirko come quella volta, è andato fuori nei 24. L'anno dopo però si è subito, ci ha messo un anno a capire, dopo è partito. Ah, io e Simona siamo proprio orgogliosi. Questo è il video più bello che abbiamo fatto oggi. Se avete ancora fame dei nostri video, abbiamo messo qui ai lati del vostro schermo due immaginette per continuare a stare sul nostro canale e a prendere il ballo insieme a noi. Non fate scegliere all'algoritmo di YouTube cosa guardare. Scegliete consapevolmente, scegliete SOS Danza.